Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video di Scienze delle Costruzioni. Oggi vedremo la risoluzione di una trave peristatica con il metodo della sovrapposizione degli effetti. Allora, la trave da considerare è quella che ora disegneremo, quindi andiamo a disegnare un attimo la trave. Allora, la trave è fatta così, abbiamo il soffitto, il terreno. La trave sostanzialmente è una trave che ha due sezioni, una sezione di area più piccola, diciamo, e una sezione di area più grande. Allora, questo è il punto, diciamo, A, questo è la posizione B, questa dove cambia di sezione la chiamiamo C. Allora, sono applicate due forze nel punto D e nel punto K, che si trova in mezzeria praticamente, quindi una forza qua e una forza qua. Allora, una è applicata sempre verso il basso, anche l'altra è applicata verso il basso, nel baricentro delle due sezioni, diciamo così. E questo è punto D e questo è punto K, va bene. I valori sono di forza sono di 300 kN, quindi questa è 300 kN. E l'altra è di 600 kN. Lo scrivo qua in parte, ma si riferisce ovviamente alla forza che vedete applicata nel punto K. Le distanze sono rispettivamente, sono tutte distanze di 150 mm, quindi sono tutti dei tratti che hanno la medesima dimensione, diciamo, tutti questi piccoli tratti. Adesso io ve li disegno, abbiate un attimo di pazienza. Sono tutti di 150 mm. 150, 150. Parliamo di millimetri. E in più le due sezioni hanno delle aree diverse. Allora, la sezione, diciamo, che va da A a C, allora lo scriviamo qua in parte, sennò diventa veramente confuso. La sezione che va da A a C ha un'area di 250 mm quadrati. Mentre la sezione che va da C a D a B, o da B a C, la stessa cosa, ha una sezione di 400 mm quadrati. Allora, dobbiamo un attimo calcolare le forze e le reazioni vincolari di questa trave, insomma. Allora, assumiamo come reazione peristatica la reazione in B. Quindi assumeremo come peristatica la RB. Quindi magari la scriviamo in rosso, verticale ovviamente. Parliamo qua, tutte le forze sono diciamo, sul piano verticale, ovviamente. Non c'è nessuna forza laterale, sono tutte verticali, cioè tutti sull'unico asse verticale. E ovviamente avremo anche la reazione ovviamente RA. Comunque assumiamo la RB come ipostatica, va bene? Allora, la reazione RB quindi è trattata come fosse un carico incognito. Viene determinata imponendo che l'allungamento dell'asta sia nullo, quindi faremo il calcolo sostanzialmente degli allungamenti della trave, sfruttando la sovrapposizione degli effetti, e poi sommeremo questi due allungamenti e li porremo uguali a zero perché l'asta è bloccata, non può allungarsi, quindi sfrutteremo sostanzialmente la sovrapposizione degli effetti. Perché? Perché andremo a fare una considerazione che adesso vi faccio vedere. Quindi la soluzione viene affrontata considerando separatamente la variazione di lunghezza SL, bene, sigma L, bene, causata dai carichi assegnati, e l'allungamento SR causata dalle reazioni peristatiche. Queste qua le sommeremo, quindi il delta sigma totale sarà uguale a sigma L più sigma R, che sarà uguale a zero perché la trave dovrà essere ferma. Adesso vediamo come fare, ovviamente. Questa ovviamente era la parte, diciamo, di spiegazione minima che bisogna dare. Adesso vediamo a livello applicativo pratico come faremo. Allora, in sostanza noi cosa facciamo? Perché si dice sfruttare la sovrapposizione degli effetti? Perché sostanzialmente noi identificheremo, no? Allora, partiamo dalla trave di base, no?
questa trave qua, che ovviamente ha i suoi vincoli, è vincolata qua, è vincolata qua. Allora, è applicato, come ben sappiamo, un carico di 300 kN qua, e in un altro punto è applicato un carico di 600 kN, poi avrà la reazione vincolare RB, ipestatica. Questa trave, perché si dice sovrapposizione di effetti? Perché la considereremo gli spostamenti come somma di spostamenti di due travi in cui sommiamo gli effetti, cioè dividiamo i carichi e le reazioni applicati, quindi diventerà, questa trave verrà considerata come somma di questa trave in cui non è applicata la reazione RB, ma sono applicati solo i due carichi. Vedete, per questo c'è sovrapposizione degli effetti, perché vado a considerare separatamente i carichi, sostanzialmente li divido. Quindi questa trave la considero come se abbia solo ed esclusivamente applicati i carichi, e ovviamente avrò la reazione nel punto A, cioè quella del soffitto, ma si può calcolare senza nessun tipo di problema, non è ipestatica la trave. Cioè io vado a sommare gli effetti su due travi che non sono ipestatiche perché le ho separate, cioè ho diviso un'unica trave ipestatica in due travi non ipestatiche, e poi gli effetti che hanno su queste due travi qua le sommo per ottenere l'effetto sulla trave ipestatica. Quindi questa trave più, ripeto, la stessa trave, ma con applicata solo ed esclusivamente non i carichi, ma la reazione. Vedete che ho fatto una scomposizione, no? Vedete, ho considerato la trave iniziale come somma di due travi in cui i carichi li ho separati. Quindi ho ottenuto sostanzialmente due travi non ipestatiche, no? E quindi gli effetti su queste due travi sono facilmente calcolabili, basterà poi sommarli assieme. Vediamo come, sostanzialmente. Ecco, il calcolo verrà fatto per trovare RB sugli spostamenti, ripeto, perché lo spostamento totale deve essere nullo, la trave è bloccata. Va bene? Quindi, come fare? Allora, l'allungamento SL, sigma L, va bene? Si ottiene quindi, avendo diviso appunto la trave, seguendo questo procedimento, dividendolo in due. Allora, partiamo dalla trave quindi con due carichi, va bene? Allora, la ridisegno un attimo e otterrò il sigma L, ripeto, che poi andrà sommato a sigma R e posto uguale a 0 la somma, giusto per capirci. Ora, ridisegno velocemente un attimo la trave. Allora, magari la ingrandiamo un po'. Questa è la vostra trave, avete due carichi. Allora, uno messo qua e l'altro messo qua, uno di 300 kN e l'altro di 600 kN, va bene? Allora, quindi come sarà sviluppato il discorso? Allora, ovviamente avremo un'unica reazione qua è nella parte alta, no? Cioè, se voi togliete questo, ovviamente avrete una reazione che va a compensare i due carichi, perché in questo momento l'RB, ripeto, non la considero, quindi avrò una RA che quanto varrà un totale di 600 più 300 sostanzialmente, no? Quindi più il peso, ma peso in questo caso non lo consideriamo, avrà 900 kN, va bene. Allora, le aree le abbiamo perché sappiamo che, quindi abbiamo diviso, allora per fare il calcolo degli spostamenti va divisa la trave in sei parti, no? Ognuna ha un determinato carico, no? Quindi le lunghezze sono tutte uguali, cioè L1, L2, L3 ed L4 sono sostanzialmente le stesse dimensioni, e valgono tutte queste dimensioni 0,150 metri, o per meglio dire 150 mm, va bene? Le sezioni, allora la sezione 1 e la sezione 2 sono le stesse, è vero? Perché abbiamo detto che quindi A1, A2, sappiamo che sono 400,
andiamo a vedere, che non mi ricordo. Allora, erano 250 mm quadrati. Va bene, 250 mm quadrati. Mentre la sezione A3 e la sezione A4 era, credo, 400, andiamo a vedere. Sì, 400 mm quadrati, la CB sostanzialmente. Allora, in funzione di questo andiamo a calcolare lo spostamento, gli spostamenti totali. Va bene. Lo spostamento totale di questa sezione, che sarà dato dalla somma degli spostamenti dei singoli tratti, cioè il tratto L1 più spostamento dal tratto L2, L3 ed L4. Bene, quindi il sigma totale di spostamento della trave con questi due carichi solo e la reazione RA che abbiamo appena calcolata sarà uguale alla sommatoria, quindi per I che va da 1 a 4, di 4 tratti, di carico P in ogni tratto, lunghezza LI, fratto la solita formula sezione AI per modulo di Young. Va bene? Modulo di Young possiamo anche tenercelo al momento incognito, non ci interessa, vale, è uguale, cioè questo qua non cambia sui quattro tratti, è lo stesso, è il medesimo. Va bene? Quindi qui stiamo a fare la somma. Allora, primo tratto 0 più 600. E il tratto 0 si intende questo, eh? Giusto per capirci, questo tratto qua. Cioè il primo tratto non è soggetto a nessun carico, come sapete, perché il carico è applicato di 600 kN in mezzeria e il tratto L4 sostanzialmente è privo di carichi, quindi è privo anche di allungamento, quindi giustifica questo 0. Va bene. Più 600 invece, 600 per. Ecco, 600 lo esprimiamo in newton, quindi 600 per 10 alla terza newton. Quindi adesso facciamo il tratto L3 diviso, newton diviso, diviso 400. Ecco, poi moltiplicheremo tutto per, attenzione, sto già raccogliendo, nel senso che poi questo qua lo moltiplicheremo per 0,150 metri, che è la lunghezza, cioè anche le LI in realtà sono in comune, quindi possiamo togliergli la I. Cioè questo L per noi nel nostro calcolo vale 0,150 metri. Quindi questo termine, per capirci, tutto questo termine è costante nei quattro tratti e lo metteremo, lo raccoglieremo e lo metteremo alla fine, va bene? Giusto per capirci. Allora, ok, perfetto. Allora, quindi ripeto, 600 che è il carico diviso la sezione che è 400 mm quadrati, quindi 400 per 10 alla meno 6 metri quadri, tutto in misure internazionali, per avere lo spostamento. Più, adesso vediamo il tratto L2. Allora, il tratto L2 è 600. Sì, allora vediamo, sì, è corretto, 600, stavo valutando, 600 per 10 ancora alla terza newton, quindi il tratto L2 ed L3 sono soggetti allo stesso carico, cioè i 600 newton, kN che vedete qua, va bene, L2 e L3, stesso carico, e sezioni diverse però, quindi 600 fratto, quindi adesso facciamo la sezione L2. Questa è la sezione L2, 600 per 10 alla terza newton diviso sezione 250 stavolta per 10 alla meno 6 metri quadri. Adesso facciamo la sezione L1, quindi più la sezione L1 è un carico 900 perché avete il carico di 600 più il 300, quindi questa sezione, la L1, sarà soggetta a un carico di 900 complessivamente, va bene? Giusto per darvi una spiegazione completa. Quindi 900 per 10, torniamo al giallo, scusate, per 10 alla terza newton diviso la sezione che è 250 per 10 almeno 6 metri, espressa in metri, è chiuso, e andiamo a moltiplicare per quella L0150 qua, ok? Per quella L che è costante,
e il modulo di angolo teniamo tanto costante su tutta la trave. Totale ci viene un allungamento della trave dovuto, ripeto, a... Io disegno il sigma un po' malotto, però sigma L totale viene 1,125 per 10 alla 9 diviso il modulo di Young, quindi al momento non è ancora espresso, diciamo così, in metri o in millimetri, però il valore è questo. Poi adesso andiamo a considerare quindi abbiamo trovato l'allungamento teorico, diciamo così, di questa trave, della prima trave, quella soggetta solo ai carichi. Va bene? Adesso dobbiamo trovare questa, che è l'allungamento teorico della trave soggetta solo alla reazione vincolare, RB. Va bene? Quindi andremo a calcolare questo sigma R, dovuto provocato alla reazione ipostatica RB. Questo qua è provocato dalla reazione ipostatica RB. Dividiamo l'asta in due parti, anche qua, va bene. Allora, ovviamente la situazione è questa, no? Allora, anzi, togliamo reazione vincolare addirittura, che tanto è inutile. Allora, disegniamo direttamente la nostra bella trave. Quindi sarà soggetta alla reazione RB. I tratti sono 2 e sono di stavolta di 300 perché non abbiamo i carichi applicati, no? Quindi questo è 300 mm, quest'altro di tratto è 300 mm, le due diciamo così. Allora, le due sezioni le sappiamo che valgono 200 e 400 mm quadrati. Le due aree quindi le abbiamo, va bene? Quindi le due sezioni sono soggette tutte a questa meno RB, no? Cioè, le due sezioni sono soggette al carico che è lo stesso, e ovviamente è la reazione meno RB, cioè all'interno qua, perché è una reazione, cioè al momento noi le consideriamo di compressione, no? Va bene? Quindi cioè i singoli tratti saranno soggetti, per capirci, se io stacco la trave qua in mezzo, avrò due forze messe in questo modo, avrò un RB che compensa in questo modo. Adesso io faccio fatica a disegnare, però se esageriamo, avremo un RB messa così e un altro RB messa così. Cioè andrò ad andare a equilibrare, no? I due pezzi, diciamo così, di trave, sostanzialmente. Allora, quanto vale questo sigma R? Allora, il sigma dovuto alla reazione vincolare nei due tratti, sigma R, allora sarà P1 L1 fratto A1, cioè la sezione per E, più P2 L2 fratto A2 per E. Va bene? Allora, il totale di questi due valgono meno 1,95 per 10 alla terza, RB resta incognito, ripeto, l'RB al momento è incognito, quindi lo lasciamo così, fratto E. Ok? Cioè, vedete che è rimasta l'incognita RB dentro il calcolo dello spostamento. Va bene? Questo qua, ovviamente. Adesso ragiona, e questo è il sigma R. E questo sigma R. Vediamo se riesco a scriverlo giusto. Sigma R, ok. Adesso noi cosa facciamo? Sappiamo che il sigma... Allora, il sigma totale, diciamo, complessivo, è uguale a sigma L già calcolata sopra più sigma R con delle incognite all'interno, l'incognita RB, e so che è uguale a 0, la trave è bloccata. Quindi vedete che questo è dato dalla trave solo con i carichi, e quest'altro è dato dalla trave solo con la reazione vincolare. Per questo dice sovrapposizione degli effetti. Si considerano gli effetti singolarmente, poi si sommano. Questo qua vuol dire sovrapposizione degli effetti praticamente. E quindi andiamo a scrivere il sigma L che abbiamo trovato, il sigma R, sommiamoli e uguagliamoli a 0. Quindi avremo 1,125 per 10 alla 9 fratto E, che era il sigma L, più il sigma negativo, no? Il sigma R con la sua reazione RB incognita, vedete? Ponete uguale a 0.
siamo in un'equazione, il denominatore, fatto il denominatore comune, sapete che si può eliminare perché ho 0 da questa parte, almeno, mi calcolo RB. Quindi la reazione RB diventa 576, adesso ho già fatto il calcolo, è per 10 alla terza newton, ossia 577 kN. Vedete che abbiamo usato questo metodo e la ripestatica è risolta. Banalmente è ovviamente risolta, non c'è nessun tipo di problema. RA ovviamente potete calcolare molto in fretta. RA ovviamente quant'è? Sarà 900 kN meno RB, quindi la RA sarà 323 kN. Chiaramente, ecco, non è la RA questa, è quella corretta finale, non è quella della sovrapposizione degli effetti, cioè, giusto per capirci, non era questa RA che ho calcolato qua, eh. Questa era solo relativa alla trave con i soli carichi. La RA vera è questa alla fine, è questa qua. Quindi avete calcolato le vostre reazioni vincolari pur avendo un'ipestatica. Spero che il video sia stato interessante. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like. Salute a tutti, ci vediamo al prossimo video.